È in svolgimento in questi giorni nel carcere dell'impresa di Santa Maria del Cedro la mostra monografica della pittrice Maria Luisa Deboli, dal titolo Donne e colori. La giovane artista, che al centro della sua attività creativa pone l'universo femminile cogliendone tutte le sfaccettature nel confronto con l'altro sesso, ha già al proprio attivo delle mostre a Roma alla Torretta Valadier e al Micro, centro di ricerca espressiva e avamposto del futurismo. Questa mostra in particolare è dedicata alle donne, si intitola Donne e colori, e viene un po' portato avanti il discorso del rapporto uomo-donna. E abbiamo la figura dell'uomo che è leggermente sfumata, perché riporta un po' la distonia delle cose del mondo, cioè un po' la mancanza di ritrovare se stessi e di ritrovarsi l'un l'altro, il problema proprio di incontrarsi, perché un po' si è persa. Io sento questa cosa, quindi l'ho riportata nei miei quadri. All'interno del carcere dell'impresa, oltre al museo dedicato all'oro verde di Calabria e al Cedro, si svolgono una serie di attività culturali che attraggono i turisti che trascorrono le proprie vacanze in questa bella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. In questa struttura ospitiamo gente che viene da tutte le parti del mondo, quindi abbiamo quindi la sala multimediale, dove naturalmente vengono proiettati una serie di documentari e quindi dove vengono ospitati convegni e vengono ospitate mostre d'arte, di pittura e di scultura, che si legano anche poi con le attività di enogastronomia che portiamo avanti all'interno del consorzio del Cedro di Calabria.